Ricordiamo lo schieramento di partenza in pole position, Casey Stoner con la Honda HRC, seguito da Marco Simoncelli sulla Honda del team Gresini. Simoncelli ancora alla ricerca del primo podio in MotoGP, Jorge Lorenzo a chiudere la prima fila, poi in seconda Ben Spies, il compagno di Lorenzo nella Yamaha ufficiale, Andrea Dovizioso con l'altra Honda HRC in pista, e la Ducati di Karel Abraham, Ducati clienti. Intanto le moto stanno effettuando il giro di schieramento, piove a Silverstone, era prevista la pioggia è arrivata sin da questa mattina, siamo pronti per la partenza, il semaforo è rosso, partiti, parte molto bene Lorenzo all'interno, e prende la testa della gara precedendo Stoner e poi Marco Simoncelli. Quindi dopo la prima curva Lorenzo, Stoner, Simoncelli, mentre Dovizioso riesce a superare Simoncelli e si porta in terza posizione proprio alle spalle del compagno di squadra in HRC Stoner. La gara sarà molto lunga con la pista bagnata, è anche molto pericolosa. Dovizioso su Stoner, secondo Andrea Dovizioso all'inseguimento di Jorge Lorenzo, mentre settimo Nicky Hayden, poi seguito dalla Suzuki, mentre non riusciamo a vedere Valentino Rossi che è partito in ultima fila, e quindi sempre che riesca a interpretare bene la pista finalmente dopo tre giorni assolutamente neri, Valentino sempre che riesca a recuperare posizioni. Quindi Jorge Lorenzo in testa, seguito da Andrea Dovizioso, poi Casey Stoner e Marco Simoncelli, sono tutti quanti raggruppati in un fazzoletto. Dovizioso su Lorenzo, primo Andrea Dovizioso, secondo Casey Stoner, hanno entrambi sorpassato i piloti dell'HRC, la Yamaha di Jorge Lorenzo che viene attaccata anche dalla Honda del team Gresini di Marco Simoncelli. Riesce a resistere Lorenzo a Simoncelli una prima volta, Simoncelli prova il sorpasso all'esterno ma desiste, Marco Simoncelli che finora ha mancato il primo podio in carriera in MotoGP per la troppa foga, evidentemente ha scelto la via della prudenza quest'oggi. Allora le due Honda HRC in testa, primo Dovizioso autore di una partenza strepitosa e poi Casey Stoner che sta attaccando Dovizioso sul rettilineo opposto a quello di arrivo, non ce la fa Casey Stoner a sorpassare all'interno Andrea Dovizioso che mantiene così la testa. Dovizioso, Stoner, Simoncelli su Lorenzo, Simoncelli terzo, quindi due italiani nei primi tre, quando ma deve essere ancora completato il primo giro, mancano quindi 20 giri, si girerà su tempi altissimi intorno ai 2.20, viene chiuso adesso il primo giro 2.31 per l'esattezza, quindi la gara sarà molto lunga. Primo giro che si chiude così, Dovizioso, Stoner, Simoncelli, Lorenzo, poi Nicky Hayden quinto con la Ducati, seguito da Spies, Edwards, Elias, Bautista, Abraham, Aoyama, Valentino Rossi dodicesimo su 15. Allora avevamo detto che Marco Simoncelli aveva scelto la via della prudenza e invece per poco non viene sbalzato da un high side, è andato lungo subito dopo la linea del traguardo e Marco Simoncelli ha perso strada, superato anche da Lorenzo, quindi in questo momento sempre primo Casey Stoner. Sono stati compiuti 3 dei 20 giri in programma, Stoner precede Andrea Dovizioso di 7 decimi, poi c'è Jorge Lorenzo e ancora più dietro quindi Marco Simoncelli che ha perso il treno dei migliori, quinto Ben Spies, sesto Edwards, Nicky Hayden scivolato al settimo posto con la prima delle Ducati, mentre Valentino Rossi è undicesimo in questo momento, ma il suo distacco è impressionante, pensate che dopo appena
tre giri. Valentino Rossi accusa 16 secondi e 872 millesimi di distacco dal primo, che è Casey Stoner. Quarto dei 20 giri completato. Prima di ridare la linea allo studio, ricordiamo la situazione. Primo Casey Stoner, seguito a 9 decimi, quindi quasi a un secondo dal compagno di squadra in onda HRC Dovizioso. Poi la Yamaha di Jorge Lorenzo, staccata di 2 secondi, quindi Lorenzo ha perso terreno rispetto a Dovizioso. E poi ancora a un secondo e mezzo da Lorenzo Ben Spies. A voi studio. Stoner se n'è andato via a 3 secondi di vantaggio, però la lotta per il secondo posto è davvero bella, perché per ora la piazza d'onore è occupata da Andrea Dovizioso, che viene attaccato da Jorge Lorenzo. Ormai da un giro Lorenzo sta cercando di passare con la sua Yamaha la Honda HRC di Dovizioso in ogni metro del circuito. In tutto questo Marco Simoncelli si è riportato sotto a un ritmo pazzesco, ha ripreso Lorenzo, quindi per la seconda piazza sono in tre a combattere. Per quanto riguarda la situazione, la triste e penosa situazione in pista di Valentino Rossi, Valentino Rossi è undicesimo e ha un distacco rispetto a Stoner che monta a 31 secondi 830 millesimi. Per fortuna siamo al settimo dei 20 giri previsti, perché se fosse durato di più il Gran Premio Valentino Rossi sarebbe stato doppiato quest'oggi. L'acqua sulla pista sta aumentando perché la pioggia non è assolutamente scesa di intensità. 8 dei 20 giri in programma compiuti, guida Casey Stoner con la Honda, poi segue Andrea Dovizioso a 4 secondi, sta aumentando il distacco tra Stoner e il gruppetto che lo segue, perché Dovizioso è tampinato da Lorenzo e Simoncelli. Lorenzo a terra in questo momento, è volato via Lorenzo, poc'anzi era volato via Spies, quindi rimangono in 13 sulla pista. Lorenzo ha distrutto la moto, la guarda, manda a quel paese evidentemente la moto e se ne va sconsolato fuori dalla pista. Allora ricapitoliamo: Stoner primo a 4 secondi, la coppia italiana Dovizioso e Simoncelli, poi Edwards, Hayden con la prima delle Ducati che precede Abram con la Ducati clienti. Valentino Rossi è salito all'ottavo posto, ma il distacco è sempre galattico, 37 secondi. A te Zauri. Sì, dobbiamo andare subito alla linea. Prego. Enrico Forletta, perché c'è un aggiornamento a MotoGP. Sì, Marco Simoncelli ce l'ha fatta a non finire anche questo di Gran Premio. È caduto poco fa fuori Marco Simoncelli al decimo giro, purtroppo alla fine del rettilineo del traguardo, prima del curvone a destra, Simoncelli è caduto, gli si è chiuso l'anteriore anche a Simoncelli in frenata. Simoncelli a terra per l'ennesima volta, non si capacita, ma per l'ennesima volta non riesce a concludere un Gran Premio che lo aveva visto protagonista come nelle volte precedenti durante i due giorni di prove, sia nelle libere che nelle qualifiche ufficiali. Allora andiamo a ricapitolare: sono stati percorsi 11 dei 20 giri previsti. Casey Stoner va per conto suo ha addirittura 8 secondi di vantaggio su Andrea Dovizioso con l'altra Honda HRG, poi HRC, poi Edwards con la Yamaha clienti Tech Trois. Edwards è terzo e corre con la clavicola destra fratturata, poi Hayden con la prima delle Ducati che segue Edwards a circa 6 secondi. Poi a scendere Bautista, Valentino Rossi, incredibilmente Paolo è diventato sesto. Siamo alle ultime curve per Casey Stoner sul circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, e sarebbe la quarta vittoria in stagione su 6 Gran Premi per l'australiano della Honda, che a occhio e croce dominerà questa stagione. Stoner è seguito da Dovizioso, poi Colin Edwards che ha mantenuto i 5 secondi di vantaggio su Nicky Hayden. Stoner è alle ultime curve, sta per tagliare primo il traguardo, lo fa in questo momento, addirittura si concede un'impennata sulla pista bagnatissima di Silverstone, quindi primo
Casey Stoner, che così guadagna anche la testa della classifica generale, seguito da Andrea Dovizioso. Stiamo aspettando che passi Dovizioso, eccolo qua, Dovizioso secondo a 15 secondi di distacco da Stoner, e adesso aspettiamo che passi anche il terzo Paolo, ovvero sia Colin Edwards. Colin Edwards passa adesso, quindi la classifica ufficiale del Gran Premio di Gran Bretagna è Stoner, Dovizioso, Edwards, poi quarto Nicky Hayden, un quarto posto, ottimo risultato per la Ducati viste le premesse, seguito da Alvaro Bautista su Suzuki e Valentino Rossi addirittura sesto, che è riuscito a mettere la sua Ducati davanti, ufficiale davanti a quella clienti di Abram che gli era finita invece davanti durante le qualifiche ufficiali. Valentino Rossi sta completando il giro, ultima curva a destra, taglia il traguardo, tira fuori la gamba in segno di giubilo, saluta il pubblico e io saluto voi ricedendo la linea allo studio.